oggetto numero 1, inserimento nell'elenco dei cammini religiosi dell'Umbria, delle vie Santi Romualdi, cammino di San Romualdo, interroga la consigliera Puletti, primo firmatario insieme ai consiglieri Castellari e Mancini, risponde l'assessore Fioroni. Prego consigliera. Grazie vicepresidente. Questa mia interrogazione vuole porre l'attenzione sui cosiddetti cammini di San Romualdo. Sono dei percorsi di valorizzazione di cammini appunto religiosi che stanno interessando la parte nord dell'Umbria, in modo particolare Umbertide, chiaramente in interconnessione con le Marche. Si tratta di percorsi che stanno valorizzando nel vero senso della parola la nostra comunità, la comunità altotiberina, ma non solo. E sono dei percorsi che secondo me necessitano di un'attenzione particolare. Nel dettaglio questi cammini sono praticamente attraversano l'Appennino centrale per quasi 500 km, partendo dalla chiesa di Santa Apollinare di Ravenna, per poi arrivare in Umbria, appunto, come dicevo, nell'Alto Tevere, in particolare nel comune di Umbertide, con l'abbazia di Monte Corona, a dare testimonianza del passaggio delle opere del santo, che concluderà la sua esperienza terrena proprio nelle Marche a Fabriano. L'itinerario spirituale, poc'anzi descritto, è frutto di un lavoro e di una collaborazione che ha coinvolto sinergicamente in molteplici occasioni all'interno di giornate di studio ed eventi dedicati proprio le istituzioni regionali, le amministrazioni locali e le associazioni culturali dedicate alla promozione del territorio, con l'obiettivo di far conoscere questa nuova opportunità che è appunto il cammino del San Romualdo. A tal proposito volevo anche ringraziare per le attività che stanno svolgendo il comitato scientifico con il suo coordinatore che è Vincenzo Silvestrelli. È noto come l'Umbria riconosca attualmente un cammino internazionale, 14 interregionali e solamente 3 religiosi, al di fuori della categorizzazione avvenuta a livello ministeriale con i provvedimenti citati nelle premesse precedenti. Ricordo anche a quest'Aula che con una deliberazione dell'Assemblea Legislativa Umbra numero 323 del 13 giugno del 2023 è stato approvato a maggioranza l'atto numero 1744, che chiedeva proprio a quest'Aula la valorizzazione di quelli che sono appunto i cammini di San Romualdo. Considerata quindi l'importanza che questi cammini hanno rispetto alla comunità umbra, considerando anche l'importanza che i cammini di San Romualdo hanno per la comunità altotiberina e per l'intera comunità umbra, considerato anche l'importanza che il turismo lento ha nella valorizzazione e nella promozione del territorio umbro, assieme ai colleghi Mancini e Castellari, ho voluto presentare questa interrogazione per chiedere all'assessore di competenza le modalità e i tempi con cui si intende eventualmente mettere in campo tutte le azioni volte al riconoscimento a livello regionale di cosiddetti cammini di San Romualdo, in modo tale da poterlo includere in quelli che sono la categoria dei cammini religiosi che attraversano il territorio umbro, quindi con un riconoscimento all'interno dell'elenco appunto dei cammini religiosi della regione Umbra. Grazie. Grazie per la risposta, l'assessore Fioroni. Sì, rispondo per conto della mia collega, ovviamente, che lei è l'assessore competente Pallagabiti. Dalla prima indagine ENIT realizzata da Touring Club e Ipsos per analizzare il fenomeno del turismo lento, l'Umbria è risultata una delle 3 regioni più apprezzate da italiani e stranieri. Alla luce delle potenzialità del nostro territorio, tenuto conto anche delle ricchezze culturali, religiose, storiche e paesaggistiche che il Cuore Verde d'Italia esprime, la Regione ha focalizzato in modo significativo l'attenzione proprio sul tema del turismo lento e dei cammini. Il grande lavoro svolto ha consentito all'Umbria di diventare capofila del progetto Cammini Aperti, ideato dalla stessa Regione e presentato proprio nei giorni scorsi alla BIT di Milano, che vede il coinvolgimento di tutte le regioni italiane in un percorso comune di valorizzazione dei cammini. In tale ottica, ai visti i riconoscimenti ottenuti sul turismo lento con il costante aumento dei flussi di pellegrini e camminatori, la Regione Umbria sta lavorando al censimento dei cammini regionali e interregionali, censiti oggi circa 43 cammini umbri, e alla predisposizione di criteri regionali per definire gli standard turistici dei cammini stessi. Il tema dei criteri è necessario per consolidare il primato nazionale raggiunto e per fornire la necessaria governance al settore.
I criteri avranno l'obiettivo di fornire una strategia comune ai cammini del Lunga per fare in modo che possano diventare un prodotto turistico in grado di generare ricadute economiche sul territorio, come già avviene per gli altri itinerari più celebri. I criteri costituiranno le linee guida per il riconoscimento ufficiale dei cammini da parte della Regione Umbra. Ai soggetti gestori e alle istituzioni locali coinvolte verrà fornita assistenza per accompagnarli verso il raggiungimento degli standard di cui ai criteri che verranno revisionati su base annuale. La governance turistica dei cammini, in coordinamento con agricoltura, ambiente e infrastrutture per la manutenzione dell'intera rete di mobilità, rappresenta un obiettivo fondamentale per essere pronti al Giubileo 2025, che vedrà su tale versante il ruolo centrale della nostra regione. Con specifico riferimento al cammino di San Romualdo, occorre precisare che si tratta di un cammino interregionale fra Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Per questo risulta necessario il coordinamento tra le regioni interessate sui temi della segnaletica e promozione. La Regione Umbria, pertanto, sarà promotrice di un incontro sul tema per agire in maniera coordinata, come già sta facendo sui progetti affidati dal Ministero del Turismo. Vista la centralità del turismo lento in generale e dei cammini in particolare nelle strategie di sviluppo regionale, occorre che vi sia un'unità di intenti nel perseguire gli obiettivi prefissati in modo da consolidare l'Umbria come un punto di riferimento nello scenario nazionale. Fondamentale è quindi lavorare in modo coeso per consentire ai cammini già esistenti, tra cui anche il cammino di San Romualdo, di centrare l'obiettivo del riconoscimento sulla base proprio di quei parametri che sono in corso di elaborazione. Grazie. Grazie per la replica. Prego, consigliera. Sì, grazie assessore, grazie vicepresidente. Io sono assolutamente soddisfatta per quello che mi è stato appena risposto, nel senso che un tavolo interregionale era sicuramente l'avvio di un percorso che auspico possa portare al riconoscimento dei cammini di San Romualdo all'interno dell'elenco dei cammini religiosi. Quindi bene l'avvio di un percorso, chiaro è che non dipende solo dall'Umbria, ma che l'Umbria faccia la sua parte. Allo stesso tempo volevo anche sottolineare che l'interesse per quello che è il turismo lento è un interesse assolutamente vivo, è un interesse per cui, diciamo, va anche a sottolineare quel principio di convivenza all'interno di tante polemiche che si sono verificate in questi giorni. Sì, quindi alla promozione del turismo lento, con la possibilità anche di un turismo, tra virgolette, più veloce, sottolineando appunto come il principio di convivenza possa risultare sicuramente un auspicio e non un principio di esclusività, come in alcuni casi si è voluto far passare e che, come con questa interrogazione, dimostriamo non essere. Tengo anche a sottolineare, per ultimo, sempre ringraziando l'assessore per la sua risposta, che è stata approvata, come avevo detto anche nelle premesse, una mozione da quest'Aula in cui si chiede appunto la valorizzazione di questi percorsi. Quindi qualora i cammini di San Romualdo non abbiano i requisiti per poter essere inseriti nell'elenco dei cammini religiosi, quantomeno comunque si provi a valorizzare in altre con alternative diverse una situazione che per l'Alta Valle del Tevere è sicuramente molto importante, ma allo stesso tempo, ripeto, che è stata approvata all'unanimità, quindi si trovino indirizzi alternativi qualora non fosse possibile l'inserimento nell'elenco regionale. Grazie. Bene, procediamo. L'oggetto numero 2 è rinviato a causa dell'assenza dell'assessore Agapiti, quindi il sottoscritto proponente se ne farà una ragione e la ripresenterà la prossima volta. Invertiamo l'oggetto 4 rispetto all'oggetto 3, quindi passiamo all'oggetto numero 4, ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero ed eventuali ritardi, intendimenti della giunta regionale. Interroga la consigliera Porzi, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliera. Grazie collega Pettarelli. Passiamo dalle note piacevoli di questa regione a quelle dolenti, e quindi torniamo sul tema della sanità. Il tema è l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero e gli eventuali ritardi, intendimenti della giunta in questo senso.
L'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero prevede l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche per migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali. Prevede inoltre il potenziamento dell'offerta ospedaliera, quindi un potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, consolidamento della separazione dei percorsi all'interno dei pronti soccorsi, e sono previsti oltre 2 miliardi e 800 milioni di euro per la digitalizzazione, di cui 1 miliardo e 400 milioni per progetti in essere. Non sto qui ad elencare i vari target prefissati che si scansionano negli anni 25 e 26, ma sono cifre molto importanti che potranno essere desunte dal documento. Con la misura M6C2 11.1.2 si è posti invece la finalità di rinnovare le attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico, ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, acceleratori lineari, sistemi radiologici fissi, angiografi, gamma camera TAC, mammografi, ecotomografi, di cui è stata valutata la ripartizione regionale implementare. Attraverso il flusso informativo dedicato alle grandi attrezzature disponibili presso il Ministero della Salute è stato effettuato un primo screening del numero e del livello di obsolescenza delle attrezzature ospedaliere, nonché una valutazione per individuare il fabbisogno complessivo di nuove grandi attrezzature sanitarie in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso oltre 5 anni. Le risorse messe a disposizione a livello nazionale ammontano a 1,2 miliardi di euro da impiegare entro il 2026 per acquisto di almeno 3.109 grandi apparecchiature sanitarie operative. Per il subinvestimento relativo alle grandi apparecchiature sanitarie, la rimodulazione del PNRR approvata in data 8 dicembre 2023 dal Consiglio dell'Europa ha previsto il differimento della scadenza dei target finali europei concernente la sostituzione di almeno 3.100 grandi strutture, apparecchiature, da dicembre 24 a giugno 26. Principalmente a causa dell'aumento dei prezziari, dei ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime e della necessità organizzativa dei singoli attuatori. Con la rimodulazione è stata inoltre chiarita la possibilità di acquistare nuove apparecchiature tecnologicamente più avanzate rispetto a quelle inizialmente indicate, nonché la possibilità del riuso delle apparecchiature sostituite ancora funzionali, anche al fine di potenziare l'offerta delle prestazioni e ridurre le liste d'attesa. Quindi, considerata una serie di valutazioni, e cioè che quell'attuazione della misura indicata come approvazione del contratto istituzionale di sviluppo conclusasi nel giugno 22, la pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature conclusasi nel dicembre 22, l'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie che si dovrà concludere nel giugno 26, considerato che a causa della revisione da parte del governo Meloni del piano e il rinvio di 2 anni del termine per l'acquisto previsto dalla missione 6 Salute, si rischia di subire forti ritardi nell'acquisto di macchinari per ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Nonostante la disponibilità economica, molte regioni non hanno partecipato alle gare Consip e non hanno ammodernato per tempo le strutture ospedaliere che dovrebbero ospitare le nuove macchine per TAC, mammografie, risonanze e radioterapia. Ne sappiamo qualcosa anche qui in Umbria. Evidenziato che la sanità pubblica ed universalistica umbra versa in condizioni molto complesse, definite a volte pietose a causa di una volontà deliberata, come chiaramente scritto nei vostri programmi, quella di privatizzare i servizi a partire dai più remunerativi a fronte dell'impoverimento dell'offerta pubblica e di liste di attesa non degne di una regione civile ed avanzata, considerato che l'8,1% dei cittadini umbri rinuncia favore, a curarsi, rinuncio al mio tempo per la replica. Evidenziato che l'8,1% dei cittadini umbri rinuncia a curarsi per le difficoltà che subiscono quando provano a prenotare una prestazione sanitaria erogata dal servizio pubblico, compresi i LEA, che devono essere garantiti per legge,
Considerato lo sfascio della sanità umbra, che vede addirittura 74.000 anziani, cioè il 32,35% degli over 65, rinunciare a visite mediche ed esami, mentre nel biennio 21-22 il 27,4% degli ultra 65 anni ha dichiarato di avere difficoltà nell'accesso ai servizi sociosanitari, considerata la rinuncia è stata più frequente tra chi ha dichiarato di arrivare a fine mese con molte difficoltà, il 37%, rispetto al 24% tra chi non ne ha. Quindi gli anziani e con pensioni basse sono quelli che con più probabilità rinunciano a curarsi. Considerato che il 36% ha riferito di aver rinunciato a causa delle infinite liste di attesa, il 7% per la difficoltà di raggiungere la struttura troppo distante o senza collegamenti e mezzi di trasporto adeguati a causa della scomodità anche degli orari proposti. Ecco, premesso tutto ciò, chiediamo quanti fondi sono stati destinati alla Regione Umbria dopo le rimodulazioni adottate dal Governo Meloni, se questi fondi sono diminuiti rispetto a quelli previsti inizialmente a seguito della rimodulazione, quante sono numericamente le apparecchiature e i macchinari per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale che la Giunta ha acquistato o previsto di acquistare e le cause dei ritardi che si stanno accumulando per la loro effettiva operatività. Quali opere di adeguamento si stanno effettuando nelle strutture ospedaliere che dovranno ospitare le nuove apparecchiature, perché di questo abbiamo letto anche negli ultimi mesi. Grazie. Grazie, Assessore Coletto. Grazie, Presidente. I fondi destinati al rinnovamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero riferito al sub investimento M6C2112, grandi apparecchiature sanitarie, ammontano a 15.937.373 e sono finalizzati alla sostituzione di 43 grandi apparecchiature sanitarie obsolete. 3 TAC, 2 risonanze magnetiche, un acceleratore lineare, 19 sistemi radiologici fissi, 2 angiografi, un mammografo, una PET TAC. Ad oggi sono state ordinate 38 grandi apparecchiature su 43, di cui 14 collaudate, tutti gli ecotomografi. A seguito delle rimodulazioni del PNRR, i fondi assegnati con decreto di riparto del 20 gennaio 2022 non hanno subito variazione allo stato attuale, non si registrano ritardi negli ordini e consegne, collaudi e attivazioni, né ritardi rispetto all'avvio delle opere di adeguamento qualora necessarie. Inoltre, al fine di soddisfare interamente le esigenze aziendali in merito all'ammodernamento del parco tecnologico digitale in sanità, con DGR 523 del 2023, la Giunta regionale ha previsto di destinare risorse dell'ex articolo 20, legge nazionale 67 dell'88, all'acquisto di apparecchiature per complessivi 19.433.272. Volevo fare una nota a margine rispetto a quanto chiesto dall'interrogante. L'obsolescenza è vero che c'è, è un'obsolescenza molto importante. Ha fatto un'affermazione molto che è assolutamente vera: queste apparecchiature dovrebbero essere sostituite ogni 5-7 anni. La realtà dei fatti è che, ad esempio, in azienda ospedaliera abbiamo un ecotomografo del 95, che probabilmente poteva essere sostituito almeno 3 volte ad oggi dalle giunte precedenti. Abbiamo degli angiografi del 2006 che probabilmente almeno 2 volte potevano essere sostituiti. E di queste mancate sostituzioni di sicuro non possiamo metterli in conto alla giunta Tesei. Quindi, partendo dal 95, che è l'apparecchiatura più anziana, la più giovane è del 2008. Questa è tutta la lista dell'ASL 1, dell'ASL 2 e delle aziende ospedaliere. Questo è previsto dalla CTA, naturalmente. La CTA è una legge nazionale che dovrebbe essere stata rispettata. Gli investimenti erano da fare,
mi meraviglio che non siano state fatte e che vengano caricate su questa amministrazione che sta dando delle risposte che in precedenza sono state totalmente inevase. Questa è la realtà dei fatti. Le continue interrogazioni sulla mancata sostituzione delle apparecchiature e sull'obsolescenza di queste apparecchiature significa sgravarsi da responsabilità che la Giunta Tesei non ha. Approfittando di questi investimenti che ci sono, l'abbiamo fatto a piene mani, andando a completare addirittura con l'impiego dell'ex articolo 20 quelli che sono gli acquisti di apparecchiature necessarie e sufficienti a soddisfare quelle che sono le necessità sempre più impellenti per quanto riguarda il rinnovo delle apparecchiature, dei device in generale, per dare risposte sempre più precise e sempre più all'avanguardia. Grazie. Grazie. Consigliera Porzi, 30 secondi. Sì, non avevo dubbi che la risposta fosse di questo tenore. Allora, voi siete stati chiamati e siete stati, diciamo, eletti con la promessa di fare meglio di quello che avevano fatto quelli che c'erano prima di voi. Quindi le vostre promesse, soprattutto in questo segmento sul quale avete fondato la vostra, sono state completamente disattese. Se a ogni domanda rispondete con quello che hanno fatto quelli di prima, rimaniamo lì. Assolutamente, ma nessuno nega il dato che lei ha evidenziato. La differenza tra prima e oggi è che almeno prima i conti erano in ordine e quindi anche quelli sono in ordine. Oltre a non aver fatto, abbiamo determinato anche un buco di bilancio che comunque sta provocando e provocherà seri danni all'Umbria. Grazie.